Era da tempo che volevo organizzare un viaggio in bicicletta in Sardegna. Aspettavo il momento giusto. L'interesse poi per il tema dello spopolamento, che abbraccia le nostre aree interne, mi ha portato a valutare l'opportunità di farlo passando per quei territori che tendenzialmente sono fuori dalle rotte del turismo isolano. Galeotta fu una cartina che osservai leggendo uno studio del collettivo Sardark, dove venivano evidenziati 31 paesi sardi che corrono il grosso rischio di spopolarsi completamente. Così vidi immediatamente il percorso di quei 31 paesi e mi misi quasi subito a verificare altimetrie, distanze, alloggi, percorsi alternativi, tutto ciò che mi fosse utile per poter organizzare un viaggio di un migliaio di chilometri da fare in 10 giorni in bici in giro per la Sardegna. Partire da Porto Torres, il luogo in cui vivo, ha un suo perché. Sono io stesso la conseguenza di quell'effetto ciambella ben descritto nel libro, che vede le persone spostarsi dalle aree interne verso le zone costiere e i grandi centri urbani. I miei vennero a vivere proprio qui negli anni 70, erano gli anni del sogno industriale, gli anni della classe operaia. Ecco, ripartire da qui per ripercorrere a ritroso, quasi in direzione ostinata e contraria, per dirla alla De André, quel percorso che da Porto Torres va verso le aree interne è un po' ritornare all'origine, all'inizio di tutto, all'essenza un po' delle cose. Si parte durante i primi giorni di settembre, mentre ancora in Sardegna fa caldo e l'autunno non minaccia un cenno d'arrivo. Il santuario di Balè Lontano e il mare, illuminato dalle prime luci del sole, segnano l'inizio del percorso che da Porto Torres conduce a Bortigiadas, la prima delle mie mete. Lasciando la cittadina turitana alle spalle, è ancora la brezza marina e la sensazione della salsedine sulla pelle il tratto distintivo di queste prime pedalate. Un migliaio di chilometri su due ruote, 10 giorni di sudore e fatica, di caldo e di silenzio. E nel mezzo strade e terra, chilometri di asfalto ad accompagnare un viaggio solitario alla scoperta del fenomeno che rende i nostri paesi isole nell'isola. Procedendo verso l'interno, quando si avanza e non si vede più il mare all'orizzonte dietro di sé, è il profumo della campagna che ti circonda, che ti inebria. Dalla bassa valle del Coghinas, risalendo per i pendii granitici della Gallura, ci si avvicina al paese di Bortigiadas, il più piccolo dei comuni del nord-est dell'isola, con i suoi poco meno di 800 abitanti.
posto a controllo di un territorio circondato da rilievi che sfiorano i 1000 metri. Giada soffre del fenomeno dello spopolamento, della desertificazione umana, della diminuzione di popolazione, in realtà in maniera ciclica. Nel 1860 eravamo circa 1700 persone, poi c'è stato un crollo evidentemente in coincidenza con periodi bellici e poi c'è stata una ripresa costante fino al 1951, anno del censimento. In realtà il fenomeno dello spopolamento dal 51 in poi è sempre stato costante fino ai livelli più bassi che sono quelli che viviamo adesso. Oggi però c'è una modifica della composizione sociale della comunità, ovvero c'è un invecchiamento della popolazione molto più forte e c'è una minore nascita. Questi sono i due dati fondamentali. Quindi si perde popolazione, però la popolazione che resta è evidentemente più grande d'età e le difficoltà che questo comporta sono evidenti. Un certo numero di persone è over 65 in maniera preponderante, quindi è una fotografia chiara che c'è un problema. Quindi questa è la fotografia generale di Bortigiadas, che non è molto diversa da quella degli altri 31 paesi in via di spopolamento, quelli che sono stati indicati anche con una sorta di marchio di scadenza. In realtà il fenomeno dello spopolamento riguarda tutta la Sardegna, il problema riguarda 250 comunità, non 31. Ok, riprendiamo verso Erfugas, la prossima zona di sosta, perché purtroppo Bortigiadas, vittima anche in questo senso dello spopolamento, non ha luoghi dove dormire, né B&B, né case in affitto, alcunché. Proseguiamo quindi la nostra tappa e poi domani saremo a Martis. Discendere tra i tornanti immersi nel verde dà sollievo dopo una giornata sui pedali. Un centinaio di chilometri segnano la prima faticosa tappa di un tour che si prospetta entusiasmante anche negli incontri, utili a comprendere le diverse sfaccettature del fenomeno dello spopolamento. Inizio la giornata dando uno sguardo all'itinerario che mi attende. Consultare la cartina per pianificare il percorso tra le tappe sarà una costante. Fedele compagna di tutto il viaggio mi guiderà nei giorni a venire. La strada percorsa verso Martis è un lungo tratto pianeggiante che si estende nella campagna tutt'attorno. La totale assenza di traffico e la bella mattinata soleggiata regala a questa prima parte della giornata un andare sereno e spensierato. Le vie di comunicazione raramente frequentate danno il segno di un territorio poco dinamico e sarà interessante porsi la domanda tra territorio e infrastruttura che Nicolò, impegnato col collettivo Sardark sullo studio del fenomeno dello spopolamento in Sardegna, prende in prestito dallo studioso Marcello Tanca. Martis, tra le dolci colline dell'Anglona, è caratterizzata dalla presenza della nota foresta pietrificata di Carrucana. Secondo dei 31 paesi che vado a visitare, conta ad oggi 530 abitanti, conseguenza del drastico calo demografico. Nel nostro libro Marcello Tanca, che mi piace citare, pone un quesito centrale. È un territorio senza infrastrutture o delle infrastrutture senza territorio? Che cosa significa? Significa che
Per poter andare oltre quelli che potrebbero sembrare dei limiti, dobbiamo infrastrutturarci. Questa infrastruttura è sia materiale sia immateriale. Credo che oggi non possiamo più pensare che l'essere isola sia un limite. Rientriamo, sì. Cantoniere a Carralzu e poi scendiamo più o meno nella valle, sì. Sarà un'occasione buona per mangiare una cosa, magari se non arriviamo tardissimo, Ozieri rientriamo. Abbiamo un gap infrastrutturale tale per cui i finanziamenti necessari per rendere la nostra isola, diciamo, diversa da com'è, quindi facilmente raggiungibile in ogni sua parte, è un investimento che probabilmente nessuno farà mai. E allora a questo punto si possono fare delle attività che si chiamano di disrupting, quindi cercare di prendere quello che è il tuo punto di debolezza e farlo diventare un punto di forza. Quindi se io ho una strada dove ho una percorrenza lenta per definizione, dove ho solo una corsia, dove non posso farci girare alcuni mezzi, allora faccio diventare quella strada una strada a velocità 30, come ci sono in altre parti del mondo, e quella strada diventa una sorta di museo dove le persone arrivano proprio per andare a 30 km orario, a piedi o in macchina o a cavallo o con mezzi sostenibili o in bicicletta o con una bicicletta elettrica o con un mezzo elettrico che ormai arrivano ad avere anche 200 km di autonomia, dove quindi, diciamo, il nostro territorio, ripeto, diventa un modello, cioè un case study, no? Dove provare a pensare uno sviluppo diverso. Che non deve essere necessariamente estremo. Non dico non devono esistere le macchine, perché non si possono cambiare delle cose in questo modo, però diciamo che alcuni nostri punti di debolezza potrebbero diventare dei punti di forza. Tutte queste strade secondarie che abbiamo chiuso potrebbero diventare dei percorsi. Molti altri stati, molte altre nazioni ci fanno un turismo, diciamo, particolare, lento, che fa molta economia. In realtà in Sardegna il turismo incide con una percentuale troppo bassa per pensare che possa essere un driver importante per il nostro territorio, perché così come organizzato non regge. È interessante ritrovare nella riflessione che Stefano Cucca espone sul riutilizzo delle reti infrastrutturali le stesse idee che hanno mosso il professore Paolo Pilieri e il suo gruppo di lavoro nella creazione del progetto Vento, la ciclabile lungo il Po che corre da Venezia a Torino. Il progetto Vento nasce 7 anni fa in Politecnico, una sfida immaginando che combinando bicicletta e territorio si poteva immaginare qualcosa, un modello di sviluppo diverso per le aree interne. Abbiamo pensato che potevamo immaginare con un'infrastruttura leggera come una ciclabile, potevamo immaginare di dare a questi comuni un secondo tempo, una specie di secondo tempo, un modello di sviluppo che potesse lavorare su un turismo leggero per tutti e che quel filo potesse anche diventare una specie di, come dire, collettore di tutta la bellezza che c'è. E allora da lì è iniziato il progetto, quindi noi ci teniamo sempre molto a dire che è un progetto di territorio, abbiamo dovuto lavorare tantissimo. Allora, da una parte con una progettazione, questo è importante, cioè arrivare con un progetto vero e proprio di infrastruttura, quindi larghezze, dimensioni, pendenze, come fare le curve, come immaginare questo, che è un lavoro veramente infrastrutturale, questo è importante, con un costo molto basso di investimento, perché alla fine con 120 milioni tu realizzi questa cosa che di 670 km, con 120 milioni tu ti potresti comprare più o meno 4 km di autostrada, che non te ne fa niente oggi. A Nughedu San Nicolò, 827 abitanti, il terzo paese da visitare, ancora una volta ho difficoltà a trovare l'alloggio. Conoscere Maria Grazia, Michele e Lucio, giovani del posto ma anche loro emigranti per lavoro, regala un'insolita alternativa per trascorrere la notte. Un camper vintage offertomi per riposare e il patio della chiesa di San Pietro, che offre la vista dell'intero paese, saranno ingredienti preziosi per conservare il ricordo di questa singolare nottata
e stimolanti per affrontare le salite che mi attendono in questa nuova mattinata. In Sardegna abbiamo 377 paesi, molti dei quali molto piccoli, e diciamo ci sono gli studi che ci dicono che sta andando a un processo di spopolamento molto accelerato, alcuni nei prossimi 5 anni, alcuni nei prossimi 10 anni, alcuni nei prossimi 20 anni. In realtà a livello macro sono degli andamenti che fanno parte della storia del mondo e sono dei processi che non è detto che noi dobbiamo a tutti questi fermare. Una cosa è certa, 377 comuni in un'isola con 1,5 milioni di abitanti, è impensabile che ognuno di questi possa avere tutti i servizi. Questa è la precondizione alla quale bisogna partire. Pedalare in Sardegna significa arrampicarsi da un paese all'altro e sentire i profumi delle roverelle, dei castagni, dei lecci e degli antichi faggi, gli stessi profumi che sento attraversando i sentieri dell'oceano. E affacciarsi sulla depressione vulcanica dell'alta valle del Tirso per poi scendere come un puntino giù dal pendio ricco di boschi e macchia mediterranea, cresciuta a guardia di borghi edificati a dominare vallate. E noi vogliamo che assolutamente nel progetto, questo ci teniamo moltissimo, i turisti possano mangiare e dormire nelle locande, nelle trattorie che già ci sono e non immaginare delle situazioni artificiali. La bicicletta deve diventare il collettore di tutti questi diversi cibi che tu già trovi in queste osterie o in altro, in agriturismi, le aziende agricole, i prodotti agricoli, le cose buonissime che ci sono. Cioè, su questo bisogna fare un progetto di cibo. Lasciarsi alle spalle Anela, Anelus, come i romani chiamarono il più antico dei paesi del Goceano, per via dei suoi vicoli stretti e impervi, e riprendere il viaggio, regala la magnificenza scenografica del castello di Burgos, di epoca medievale. Ancora una cinquantina di chilometri mi separano da Borutta per concludere questa terza tappa di viaggio. Si percepisce sempre più la sensazione di solitudine tutt'attorno che in questi giorni fa da cornice al mio passaggio mite e silenzioso. Mi piace pensare che la bicicletta possa essere il collettore di cui parla il professor Paolo Pileri, motivo valido per ridare vita alle vecchie strutture abbandonate che incrocio lungo il cammino e reimmaginarle in una nuova veste, ancora una volta, utili alla comunità. Cioè, in Sardegna ogni piccolo paese ha un vestito, a un pane, a una particolarità di cibo o una particolarità di preparazione di un certo cibo. Ecco, cosa succede? Per noi questo è normale, per un americano, per un australiano, questo non è normale. Cosa succede? Che questo, nel futuro, diventerà il vero valore di questa terra. Thank you.
una bella mattinata quando si lascia Borutta, 287 abitanti nel territorio del Meilhovo, la quinta isola delle 31 isole, per affrontare un intenso viaggio dell'anima che mi catapulta nella realtà monastica del santuario di San Pietro di Sodes. La bellezza architettonica delle volte a crociera si intona perfettamente all'alternarsi maestoso del chiaroscuro del calcare e del basalto. E sembra di averli sentiti andando via, nell'aria rarefatta e odorosa d'incenso, le litanie etere delle voci maschili intente a intonare i canti gregoriani. Chilometri ancora, nella valle dei vulcani ormai spenti, sorge Cheremule, sul lato occidentale del monte Kukkuruddu. Kerem El, per gli arabi, la vigna di Dio. Così la chiamavano i cartaginesi, che l'Africa ce l'abbiamo nel sangue da queste parti, nonostante le incertezze attuali e la costruzione di muri fisici o ideali a riempire i nostri confini o forse solo le nostre teste. Il modo in cui è stato stabilito il percorso che ho realizzato, che non attraversa tutti i paesi che fanno parte dello studio della regione, ma solamente 10. Questo è stato determinato da un valore che mi sono costruito, cioè prima di partire mi sono domandato che viaggio posso realizzare. E allora mi sono misurato la circonferenza della solitudine, cioè quanti metri quadri aveva a disposizione ogni persona in questi paesi, e i luoghi in cui questa circonferenza era più rilevante sono stati quelli che ho attraversato, i luoghi in cui le persone appunto hanno uno spazio di solitudine più marcato, più forte, più evidente. Riecheggiano le parole di Gianluca Vassallo. Il valore che si può attribuire alla solitudine è se questa ha confini misurabili, se la sua forma è circolare. Sicuramente uno spazio marcato e forte, ben percepibile nell'anima di questi paesi a rischio dal futuro incerto. Sensazioni che ben si respirano nei lavori fotografici che Vassallo ha realizzato ad hoc nel suo percorso personale ispirato al tema dello spopolamento. Thank you.
attraversati Giave con i suoi 551 abitanti e Semestene con i suoi appena 163 abitanti, pedalo verso occidente, inseguendo il sole che cala all'orizzonte. Mi attendono ancora i paesi di Mara, 622 abitanti, e il piccolo borgo di Monteleone Rocca Doria, antico feudo della famiglia Doria, affacciato sul lago dell'Alto Temo con appena 106 residenti, meta di questa quarta giornata in bicicletta. Il fenomeno dello spopolamento è un fenomeno inedito, non inedito a livello mondiale, ma inedito per il punto a cui siamo arrivati, e tutte le politiche di contrasto allo spopolamento possono essere solo sperimentali. Chi dice che bastano solo i servizi, chi dice che bisogna incentivare la natalità, chi dice che bastano i migranti, per come ho capito io il fenomeno, è un fenomeno che va affrontato con le politiche del mosaico. Non bastano solo i servizi, non bastano solo i servizi alla famiglia per creare le condizioni perché ci siano maggiori bambini, ma deve essere un'integrazione di tutta una serie di attività. La cosa che deve essere chiara è che se noi non lo affrontiamo in maniera totale, cioè come problema della Sardegna, potremmo anche declinare come problema delle aree interne della Sardegna, io penso che noi non centriamo l'obiettivo. Ci possono essere tante piccole iniziative che consentono di porre un argine. Chiaramente il fatto che nascano più bambini, anche per la conformazione che ho prima descritto, dove c'è una preponderanza di popolazione anziana, quello è un dato molto chiaro. Thank you.
Lo spopolamento non è una conseguenza, non è un'attività, non è un'azione, ma si lega molto ai modelli di sviluppo sostenibile. La comunità sarà quella che potrà essere l'unica soluzione contro un processo non solo di spopolamento in termini di abitanti, ma anche di conoscenza, di cultura, di innovazione in termini anche di skills, quindi di competenze. La questione per me è che il fenomeno dello spopolamento è un fenomeno in una certa misura incontrovertibile se le comunità non si fanno carico dando spazio appunto al proprio desiderio di mantenere vivi questi luoghi, se non si fanno carico di assumersi la responsabilità di cambiare qualcosa, ma non è una responsabilità che deve arrivare dalla politica, che è terza rispetto al fenomeno. Dal mio punto di vista è qualcosa che deve nascere nelle case di ciascuno, nel cuore di ciascuno, perché se un individuo non trova la sua dimensione di gioia nel luogo in cui vive, non ha ragione per restarci. E se crede che il luogo in cui vive sia il luogo in cui vuole vivere, deve partecipare attivamente al cambiamento. Ed è proprio il cambiamento al quale oggi siamo sottoposti, in quanto comunità, la nuova sfida da affrontare per non lasciare di noi solo esili tracce. Partecipare attivamente a questo cambiamento passa da una consapevolezza che nello stare, nel rimanere, si trovi la propria dimensione di gioia e si accetti la responsabilità di assumersi il carico di essere parte attiva, come dice Gianluca Vassallo. Allora sì che se messe in campo, quelle politiche a mosaico auspicate da Emiliano Deiana avranno modo di poter agire a corredo di una volontà collettiva ampia e di largo respiro. Rimanere e non andare è l'impegno a trovare nuove strade da percorrere, tracciare nuovi punti sulla cartina del cambiamento, tentare nuove vie e osservare le cose da differenti prospettive, come una somma di piccole cose che diano senso al nostro procedere, seppur il percorso non sia agevole e privo di difficoltà. La Sardegna è ricchissima di micropaesi, tanti belli, qualcuno che mi ha catturato di più, qualcuno di meno. Diversi, ricordo passammo una mattina, era una mezza mattinata, una bella giornata di settembre, arrivavamo sul lago Modeo, una zona fantastica, e il paese è una piccola bomboniera, un ornato di basalto, trachiti ovunque, le facciate delle case belle, ristrutturate. Veramente un bel posticino. L'ho percorso nella sua via centrale, qualche via laterale, due o tre volte. Se non una signora anziana, non ricordo di aver incontrato nessun altro. Forse è stato il momento in cui maggiormente ho respirato la sensazione di spopolamento, di solitudine, di mancanza di e quindi anche di mancanza di servizi che si possa vivere in un paese. La difficoltà che si possa riscontrare nel vivere in alcune realtà e quindi anche comprendere l'esigenza di molti, in particolar modo di giovani, di doversi allontanare a volte
come dire, con tristezza, però a cercare un futuro dove ci sono maggiori possibilità. È in questo senso che non so quanto sia incontrovertibile il fenomeno dello spopolamento. Mi pare quasi naturale che nel 2018 le nuove generazioni abbiano la necessità di sentirsi al centro del mondo e quindi di convogliare in luoghi dove possano maggiormente esprimere le proprie potenzialità e le proprie capacità. A destra del lago Modeo è la cartolina che attraverso. Dalla Planagia, visitata ieri coi paesi di Montresta e Padria, ho pedalato sull'altipiano di Campeda e, discendendo per le falde della catena del Margine, ho raggiunto in serata Edo Maggiore, antico borgo agropastorale di 460 abitanti nel Barigado. Sorradile, 386 abitanti, borgo del Wiltshire adagiato ad ammirare la valle del Tiso, è il quindicesimo paese in questa rotta dello spopolamento che ho tracciato. Pochi chilometri in salita e si raggiunge il paese di Nugheddu Santa Vittoria con i suoi 489 abitanti, dove avrà luogo il campus Omodeo organizzato dal collettivo Sardark nel novenario di San Basilio. Campus Omodeo è un percorso, non siamo arrivati là l'anno scorso, non arriveremo lì quest'anno per dare delle soluzioni definitive, ma resta innanzitutto un approccio che è quello di essere dei cittadini temporanei, mettersi a disposizione della comunità, aprire un dibattito a livello regionale e quello che vorremmo fare quest'anno è quello di andare ancora più a contatto con quelle che sono le realtà, con quella che è la popolazione e cercare di lasciare una mission, quindi un impegno che a partire da quei temi che tratteremo nel campus, che sono appunto agricoltura e cibo, cittadinanza e turismo, e welcome e welfare, un possibile impegno, una possibile prospettiva di, appunto come dicevo prima, uno sviluppo differente. Quindi quello che lasciamo noi sono delle piccole fiammelle, sono dei piccoli spunti e soprattutto un allargamento di quella che è la comunità del Barigado, del Wiltshire, una comunità consapevole di cittadini della Sardegna o anche tante altre persone che vengono dall'Italia, anche dall'estero, quest'anno avremo forse degli studenti spagnoli, e per un impegno specifico verso quello che sono dei temi di cittadinanza, quelli che sono dei temi di territorio, quelli che sono dei temi di futuro che ci riguardano tutti. La
prima giornata di cielo grigio incontrata durante il viaggio ad accompagnarmi verso Ardauli, altro paese sulla rotta dello spopolamento. Persone attualmente residenti, ma una forte decrescita abitativa che dal secondo dopoguerra lo vede più che dimezzato nella popolazione. Segno evidente nelle abitazioni in disuso incontrate durante l'attraversamento del paese. Anche Aulatirso, 567 abitanti, sempre nel territorio del Guilcer, le condizioni non sono differenti. Progetti come Welcome and Welfare, attuato a Nugheddu Santa Vittoria, come Ripopola Sadali o ancora come il tentativo attuato da diverse amministrazioni comunali di vendere le case a 1 euro, sono tentativi, non gli unici, volti a invertire o quantomeno arginare la piaga dello spopolamento che attanaglia le aree dell'interno. Il dibattito, maturato nel campus Omodeo, diventa perciò occasione per tracciare nuove strade da percorrere dal respiro più contemporaneo. Ne emerge un'istantanea attuale sulla realtà volta a sensibilizzare le comunità, le istituzioni e tutti gli attori in campo, e che ha come obiettivo un approccio differente e consapevole verso un modello di futuro tutt'altro che rassegnato o nostalgico. Anche la pioggia oggi farà capolino, annunciando l'inizio dell'autunno che dalle nostre parti tarda sempre ad arrivare, lasciando spazio alle calde estati che caratterizzano l'isola dove il sole si ferma più a lungo, come recita un noto slogan regionale coniato a rimarcare la vocazione turistica della nostra terra. Gli ultimi chilometri di questa tappa giornaliera con la sensazione della leggera pioggia sulla pelle che lenisce gli effetti della giornata comunque calda risulta un sollievo unico durante il viaggio. Ancora qualche curva prima di sostare a Ruinas, piccolo borgo dell'Alta Marmilla, ai confini col Mandro Lisai e Porta della Barbagia, come vuole l'antico nome storico dell'area della Brabajan. È invece ancora presto per l'autunno e il sole, splendente già inizio mattinata, dimostra ancora una volta che è proprio vero che qua da noi il sole si ferma più a lungo.
700 km percorsi e Villaverde si avvicina, la ventesima isola nella nostra rotta sullo spopolamento. Il fascino della giara di Gestri da un lato e la presenza di ricchi giacimenti di ossidiana tutto intorno, San Pedro Corbina, un tempo l'oro nero dell'isola, affronto faticosamente l'ultimo tratto che mi porta a Morgongiuri, adagiato sul versante orientale del Monte Arci. Nel paese non si udiva passo o voce d'uomo. Pensai che tutta Morgongiuri fosse alle finestre in silenzio e ascoltasse la voce di Antonio Sezzu. Il pensiero mi consolò e fece passare la paura di morire prima di riuscire a raccontare la storia. Ed è proprio nelle parole di Sergio Azzeni che anche io a Morgongiuri, a tratti, ho immaginato di passare sulla terra leggero. Lo spopolamento è qualcosa che va molto al di là dei numeri. Quando si parla di spopolamento si parla di un impoverimento, si parla di un infragilimento. Qui manca appunto la robustezza, che sono le persone che vivono quei luoghi, le persone che animano, le persone che danno vita e che fanno che un paese sia un paese che abbia un'identità, abbia una riconoscibilità. Il problema più grande è lo spopolamento di conoscenza, è lo spopolamento di culture e di colture insieme. Il punto deve essere quello di cercare di valorizzare questo, altrimenti lo spopolamento è conseguente, non lo possiamo fermare. Dobbiamo sicuramente lavorare al mantenimento della nostra storia, delle nostre tradizioni, della nostra ricchezza e del nostro patrimonio. Patrimonio di Simala sono i maestosi portali domestici di alto valore architettonico, tratto identitario della cultura contadina locale. Cultura e colture che si intrecciano in questa parte dell'isola che fu granaio di Roma, la piana del Campidano. Pedalata leggera davanti agli ampi spazi che si aprono sulla strada che separa da Baradili. 84 anime ad abitare il paese più piccolo della Sardegna. Secondo me l'identità è un termine vuoto. Non esiste l'identità perché secondo me non esiste niente che si possa cristallizzare con un termine, per cui nel momento in cui proviamo a definire un'identità noi stiamo definendo qualcosa di vuoto perché temporaneo. Quello che ho riscontrato è fondamentalmente il bisogno degli anziani di dire io sono esistito e quindi il desiderio da parte soprattutto degli anziani di difendere quel paese in cui la sua memoria si è costruita. E invece è un enorme desiderio da parte dei giovani di incontrare il mondo, conoscere il mondo, vedere quali possibilità possono esistere per affermare la loro personalità. Vive il silenzio.
Davanti ai tuoi occhi non c'è più un paese. C'è una massa essiccata di pietre e calce, tetti e comignoli, porte e strade. Tutto spento, tutto morto. Memorie che il silenzio conserva nella natura, nuovamente affrancata. La percepisci potente e selvaggia nelle più umili e disordinate malvacee che si propagano fra quegli anfratti disabitati sulla terra polverosa, sotto il sole caldo. E tu ascolti il silenzio che esiste nei tuoi ricordi, ora svincolati dal rimorso di aver lasciato che tutto ciò si abbandonasse a se stesso. Liberati dal tormento che hai sempre tentato di levigare con fiacche illusioni, che ti ha incessantemente rigirato. Tu, offeso dalla terra che ti ha cresciuto e insieme castigato. Il silenzio che adesso ascolti è lì, è pieno di te. Per tutta una serie di motivi che magari sono per la mia curiosità, ho iniziato a occuparmi della musica tradizionale della mia isola. Tra l'altro nasce da un piccolo evento che è venuto proprio in macchina, era il tempo delle radio libere, stavo ascoltando Miles Davis, appassionato di musica, stavo andando verso Cagliari, all'altezza di Pauli Latino, in mezzo a Miles Davis, Beaches Brew mi ricordo, un coro a tenores si incunea nell'ascolto. Questa è stata una cosa che mi ha fulminato in quel momento, ho detto vabbè, allora questi mondi possono convivere. E quindi da là è iniziata la mia esperienza col jazz e la Sardegna, quindi andare in giro per i paesi, conoscere i cantori, conoscere tutto quello che era necessario a capire, come dicevo non c'erano i libri, non esisteva che so, le leggi che permettevano di favorire la musica etnica, l'idea di una cultura sarda identitaria. I paesi avevano le loro piccole cose, quindi c'erano molto meno di adesso di tesori nascosti, anzi erano nascosti perché la trasmissione orale era una cosa sacra, l'anziano che trasmette il sapere al giovane ed è una trasmissione che l'anziano fa al giovane che viene eletto, per cui non, oggi invece qualsiasi cosa viene trasmessa e diffusa nel web, nella rete, tutte queste cose che mancavano allora. Andare in giro per la Sardegna per conoscere tutto quello che era necessario capire, dice Enzo Favata. I paesi avevano le loro piccole cose, la trasmissione orale, il sapere che dall'anziano si trasmette al giovane. Pedalo anch'io in giro per la Sardegna, in quei paesi con le loro piccole cose. I tesori nascosti, piccoli come baradili o grandi come la sagoma imponente della giara, Saggiara Manna, che domina il paese di Sini, una di quelle eccellenze dell'agroalimentare, poco più di 500 abitanti. I tesori nascosti, appunto. Da Sini vado via pedalando su territori fertili, con la strada che si snoda tra campi coltivati a grano e passati dalle fasi della mietitura e trebbiatura. Presto sarà il momento di riarare i terreni per dare inizio alla semina e alla nuova stagione che arriverà. Raggiungo Villa Sant'Antonio con i suoi 357 abitanti. Anche stavolta, in questo piccolo centro dell'Oristanese, quel senso di vuoto e desolazione mi accompagna tra le vie del paese. Thank you.
ritorna ad immergermi tra i campi dorati alla volta di Asuni, 349 abitanti, ultimo paese di questa giornata faticosa ma intensa di emozioni. Quelle emozioni che proprio il MEA, Museo delle Migrazioni, saprà regalare con esperienze di sogni e desideri di persone che hanno scelto con fatica o con dubbi o con speranza di crearsi un'esistenza tutta nuova in un luogo lontano dal proprio di riferimento. Un museo realizzato utilizzando la stessa pasta con la quale si creano la coscienza agli uomini. Penultimo giorno, tabella rispettata. La mattina soleggiata passa pedalando nell'oasi verde del Sarcidano. Saranno ancora tanti chilometri percorsi senza incrociare nessuno. Una sensazione di pace e serenità lungo questo corridoio naturale mi apre le porte alla Barbagia di Seulo. Impossibile non sentirsi parte di questo ambiente che mi circonda ed in armonia con i ritmi della natura. Un territorio verde ed acqua, caratterizzato dallo scorrere del Frumini, come i seulesi chiamano il fiume Endosa che scorre nelle profonde spaccature tra i tacchi. Un ponte da attraversare, un puntino sospeso nell'aria e il vuoto tutt'attorno. Ci sono ancora chilometri da fare e limiti da superare. Abitare in Sardegna vuol dire abitare al bordo di tutto, che è significativo in un concetto di società piccola. Cioè, l'Europa è da un'altra parte, l'Europa viaggia decisamente a una velocità totalmente diversa rispetto alla nostra. La longevità degli ultracentenari di Seulo è allo studio di genetisti americani e giapponesi. La ricerca della verità tra le pieghe del DNA dei locali lascia spazio alle credenze di paese. Antropologiche ancestrali, sicuramente leggendarie oniriche, assolutamente suggestive. Come le nostre capre, mi dice una signora del luogo, viviamo di più e meglio. I tacus, tacchi, le formazioni che si ergono lungo tutto il territorio a seguire e i numerosi insediamenti nuragici presenti, raccontano di una Sardegna mistica e arcaica. Alle teorie scientifiche dei nipo-americani, preferisco, pedalando tra questi luoghi, la versione visionaria della signora del posto, quasi magica. La nostra terra è ai più sconosciuta, perché in realtà cioè nel mondo la Sardegna è un puntino, ha un patrimonio storico che pochissime altre terre hanno. Potremmo sicuramente puntare su questo per valorizzarli in modo tale che le persone possano venire e quindi sto parlando in realtà di turismo, ma di un turismo non di massa, ma di un turismo lento, che magari possa dare alla nostra isola, alla nostra Sardegna, un brand, un marchio di isola green.
dove magari ci si muove in modo lento, magari anche con una bicicletta, ma non solo, ci si muove in modo diverso, sostenibile, che magari diventa all'interno di questo mappamondo, all'interno, in mezzo al Mar Mediterraneo, che è una zona anche in questo momento abbastanza delicata nella cartina e nella geopolitica, un punto dove si possa testare, e questo lo si può fare perché la Sardegna ha come confine il mare, un modello sostenibile. Mi rasserena pensare che anche Ussassai, il paese che mi ospiterà questa notte, possa stare all'interno di quel mappamondo dove costruire un modello sostenibile. Questo è un progetto di lavoro. Alla fine i giovani stanno capendo che attraverso il cicloturismo posso immaginare domani di lavorare. Questo è fondamentale. È un lavoro dignitoso, bello. Questa è un'altra cosa interessante. Cioè, voglio dire, alla fine stiamo immaginando che questa infrastruttura possa generare ostelli, agriturismi, locande, cioè lavori belli, va bene? O guide turistiche. Cioè quelli che accompagnano i tedeschi o i finlandesi, cioè guide turistiche in bicicletta, questo è un lavoro bello. Però voglio dire, immaginiamo anche di generare lavori belli. Una guida turistica sui beni culturali che ci sono, i castelli, chiese, abbazie, cose spettacolari, bellissime. Lo spopolamento fa parte di è un fenomeno che coinvolge il Mediterraneo, si parla di aree interne in Francia, in Spagna, e si vive questo fenomeno anche nelle aree montane, nelle aree alpine. Quindi credo che come isola possiamo trovare nel nostro territorio, nella nostra cultura, nella nostra storia, il potenziale e quelli che sono gli elementi per poter almeno fronteggiare quello che è questo fenomeno dello spopolamento. Questo fenomeno può essere arginato. Ci deve essere un respiro unitario di tutta la Sardegna. Se il respiro unitario invece della politica regionale è quello di accentrare e di rafforzare le realtà già forti, credo che questo fenomeno sarà irreversibile. Se noi invece continuiamo a puntare, o meglio, se la politica regionale continua a puntare sul rafforzamento delle aree costiere come l'unico modello che può essere speso in Sardegna anche sul turismo, probabilmente questo fenomeno sarà irreversibile. Se invece ragioniamo in maniera diversa e pensiamo che i paesi sono l'opportunità, potremmo offrire un modello di vita completamente differente, lento, che non ci fa prendere dalla fretta, ci fa vivere con calma tutte le situazioni. Questo può avvenire con popolazione che si sposta verso i nostri paesi, ma può essere anche una popolazione che si sposta per periodi. Una delle cose che dovremo attivare prima o poi, che abbiamo in animo di attivare, sono delle residenze temporanee, delle residenze che poi possono riguardare anche mestieri che possono essere fatti allo stesso modo a Bortigiada o a Milano. Penso a tutte le professioni intellettuali che hanno necessità dell'infrastruttura immateriale, dell'intelligenza e magari di una connessione internet che sia competitiva con quelle di Berlino, di Milano o di Londra. Esterzili, 668 abitanti, e Ballao, 831 residenti, borgo della storica regione del Gerrei, sono il 29esimo e 30esimo paese attraversati. In mezzo, tanti chilometri di strade percorse, spesso in totale solitudine, al cospetto di orizzonti infiniti e paesaggi straordinari, lontano da tutti e da tutto. La mente divaga e una sensazione positiva fa da cornice ai ricordi di questi giorni trascorsi,
agli appunti di viaggio annotati e ai volti e ai pensieri incontrati per strada di chi vuole immaginare un disegno diverso per un'isola che ha la sua centralità nel nostro Mediterraneo, crocevia di culture e colture, habitat naturale per una nuova idea di territorio che dia vita a un modello di sviluppo alternativo a quello attuale. Un sogno a tratti utopistico ma fortemente democratico, che vede i paesi come opportunità e non come lontane periferie di anonime aree metropolitane. Un luogo dove diventa armonioso il contrapporsi tra la velocità delle nuove tecnologie al servizio dell'uomo e la lentezza di un colpo di pedale che regala il tempo di osservare ciò che ci circonda. Dove una bici possa fungere da collettore della bellezza tutta intorno e una banda larga possa metterci in contatto con l'altro capo del mondo. Ultimo giorno a pedalare e faticare col caldo che inesorabilmente si fa sentire sulla pelle nuda esposta al sole nel vano tentativo di trovare sollievo. Quando il sudore perla la fronte e la maglietta ti si appiccica fastidiosamente. Ancora una manciata di tornanti, un ultimo strappo in salita che solo l'avvicinarsi della meta rende lo sforzo meno pesante. Ancora poco. E i 10 giorni di viaggio, quel migliaio di chilometri sulle gambe e quei 31 paesi visitati saranno tessere di un mosaico che ormai prende concretamente forma e colore. Sono circa 1000 chilometri percorsi e Armungia, con i suoi 481 abitanti, segna la fine di questa rotta immaginaria tra i paesi in via di spopolamento. Ma ancora più lunga è la strada da fare per immaginarci migliori. Una strada lunga ma necessaria, perché siamo parte dei fenomeni che osserviamo. Siamo individui, attori sociali, costruttori dei nostri tempi. Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi prima, a dar rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo.